Amici di Fano TV, ben trovati. Per questo appuntamento siamo a Pesaro all'Hotel Excelsior per un altro convegno voluto e promosso da Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino. Il tema centrale di questo appuntamento riguarda l'innovazione tecnologica e le micro e piccole imprese. Tanti nostri ospiti andiamo ad incontrarli. Sindaco, innovazione tecnologica è il tema di oggi e quindi le chiedo quali sono le novità attive qua nel suo comune. Sì, è fondamentale. Prendiamo la nostra città, è iniziata lo sviluppo della rete 5G, non senza problemi, però sappiamo che ad esempio lo sviluppo della rete 5G è fondamentale soprattutto per le imprese, per le microimprese, per essere competitive. Ed è uno dei tanti investimenti che si realizzeranno nei prossimi anni e quindi è fondamentale che associazioni come la Confartigianato siano a fianco delle imprese soprattutto per farle cogliere tutte queste opportunità di innovazione. Penso ai soldi del PNRR per il digitale piuttosto che i temi della sostenibilità. C'è però un problema enorme come una casa legato al PNRR, perché abbiamo bisogno di aggiustare il tiro. L'inflazione ha cambiato tutto, sta mettendo a dura prova la vita di tutti, di lavoratori, imprese, famiglie e anche degli enti locali, e soprattutto sta mettendo a dura prova la realizzazione del PNRR. Abbiamo bisogno di un fondo straordinario ingente per l'aumento dei costi delle materie prime e abbiamo bisogno di riequilibrare pragmaticamente gli incentivi sulla casa, perché altrimenti non avremo le imprese che faranno lavori pubblici. Oggi gran parte delle imprese che fanno lavori pubblici lavorano anche nell'edilizia privata, sono preoccupatissimi a prendere lavori pubblici e molto incentivati ad andare sull'edilizia privata, e quindi va aggiustato un po' il tiro, perché altrimenti tutta questa mole di miliardi non riusciremo a realizzare. Oggi si dibatte un altro tema importante: favorire l'upgrade tecnologico per offrire nuove opportunità alle imprese. Certamente, questo è uno dei temi fondamentali che noi dobbiamo cercare di far sviluppare anche alle piccole imprese. Dobbiamo cercare di dare un impulso alla mentalità anche del piccolo imprenditore, che è sempre concentrato sui bisogni immediati e non riesce di guardare oltre. È il momento sicuramente di progettare invece il futuro, è il momento di imparare a guardare quelle che saranno le necessità per poter competere su un panorama sempre più internazionale per quanto riguarda proprio il mondo del mercato, e quindi abbiamo bisogno proprio di bandi che siano calibrati per le imprese che ci sono in questo territorio. Il nostro compito come associazione, insieme alle amministrazioni locali, insieme alla regione soprattutto, è proprio quello di cercare di studiare i temi che possono servire a dare impulso a questo tessuto imprenditoriale, e noi dobbiamo fare in modo che queste risorse vengano appunto captate dal nostro mondo imprenditoriale, che è quello della piccola impresa, che è quello che ha anche più bisogno proprio di investimenti in questa direzione. E tra l'altro il tutto con un ospite d'eccezione. Abbiamo l'ingegnere Federico Faggin, che noi l'abbiamo incontrato una volta e siamo rimasti un po' folgorati dal suo modo di fare e soprattutto anche dal racconto di cosa avviene in un paese come gli Stati Uniti e in una realtà come quella della Silicon Valley, e per capire anche quanto è difficile da noi fare impresa, ma quanto a volte abbiamo invece le risorse, come dire, personali, le risorse proprio umane, che possono veramente, potrebbero dare un grandissimo impulso a questo paese. Ci racconterà un po' la sua storia e vedrete che sarà molto interessante ascoltarlo. Quali risorse mette in campo la regione per favorire la competitività? Parleremo di come è cambiato il sistema competitivo. Il dimensionamento, che qualche volta è stato oggetto di critiche, invece oggi potrebbe diventare un'opportunità. Anche la micro e piccola impresa può essere per certi versi più competitiva della medio-grande, quindi non è un problema più di dimensioni quanto un problema di capacità di intercettare le innovazioni, le invenzioni
i talenti che ruotano in un territorio, farli diventare ricerca e sviluppo e soprattutto, cosa ancora più importante, far sì che l'imprenditore artigiano possa crescere anche attraverso le filiere produttive di cui fa parte e gli ecosistemi. Questo è il nuovo modello economico su cui noi puntiamo, su cui stiamo facendo dei bandi e su cui faremo forte contribuzione pubblica affinché si stimoli gli investimenti finalizzati ad un efficientamento dei sistemi produttivi, dei processi produttivi e anche dei prodotti in chiave tecnologica. Quindi il modello economico può essere anche la microimpresa aggregata che riesce a creare filiera e non va verso il contoterzismo. A proposito di questi bandi, può darci alcune delucidazioni a riguardo? Beh, i bandi di cui io sto parlando sono per certi versi fatti proprio dalla regione con anche la complicità e la collaborazione che ormai ha sposato, stiamo facendo una strategia congiunta, la Camera di Commercio Unica delle Marche, le associazioni come Confartigianato che si sono sempre davvero contraddistinte nel leggere i bisogni delle imprese, far sì che quei bisogni diventino battaglie concrete e fare sindacato di interesse ma in modo serio. Ecco, oggi se uno vuole sostenere il nostro modello economico dobbiamo creare delle filiere fortemente competitive dove all'interno possono stare anche microimprese con pochi dipendenti, ma quel dinamismo, quella velocità, quella capacità di adattamento che può davvero fare la differenza, e noi su questo stiamo preparando delle misure finanziarie proprio per sostenerle. Nell'appuntamento odierno si parla del digitale, che tra l'altro è stata l'arma più utilizzata dalle imprese soprattutto in questo periodo pandemico. Insomma, siamo a metà percorso tra resilienza e anche innovazione. Innovazione è il termine che noi amiamo, perché crediamo che l'imprenditore, l'artigiano, sia il principe dell'innovazione. Chi crea un'impresa oggi deve saper innovare. E quindi il tema del convegno, l'ottavo sul territorio della provincia di Ancona e Pesaro Urbino, e proprio con l'obiettivo di avviare una campagna di ascolto, di essere vicini alle nostre imprese con un testimone d'eccezione, quindi un grande omaggio alla città di Pesaro portando per la prima volta nelle Marche Federico Fagin, che è l'inventore del microprocessore, che presenterà la sua storia, di fatto un artigiano nella Silicon Valley che con grandi innovazioni ha creato un impero e dobbiamo dire grazie a lui della tecnologia che abbiamo oggi qua in Italia e nel mondo. Possiamo fare anche una sorta di bilancio dell'operato di Confartigianato sul territorio di questi ultimi anni? Dal 2016 abbiamo l'onore di rappresentare due province, un'associazione che sta crescendo, siamo arrivati a quasi 3.000 imprenditori associati nella provincia di Pesaro, nella complessità delle due province siamo a 10.000 imprenditori associati, quindi un'associazione che ha un grande onere ma un grande onore di rappresentare tante imprese, 14 uffici sulla provincia di Pesaro Urbino e più di 68 collaboratori, e un grande impegno e vogliamo creare sinergie sul territorio della provincia di Pesaro Urbino, quindi come Confartigianato lo scorso anno abbiamo iniziato anche a collaborare con la comunità, abbiamo restaurato il Tempio della Madonna delle Grazie qua a Pesaro e quest'oggi presenteremo altri due restauri di due tele nella provincia di Pesaro, nel comune di Pesaro, due opere del pittore Pandolfi, e poi andremo a continuare il nostro investimento cercando di essere sempre vicini alla comunità, perché questo è il nostro obiettivo. Io sono nato nel 41 a Vicenza. Vicenza tra l'altro era competitore per la città della cultura 2024 e Pesaro l'ha vinta, quindi congratulazioni. Bill Gates disse che senza di lei la Silicon Valley sarebbe rimasta un campo di orchidee. Ora, con la tecnologia e questa innovazione tecnologica diffusa in ogni latitudine, come possiamo considerare la Silicon Valley? Ha ancora questa importanza? Beh, è assolutamente importantissima. La Silicon Valley ha creato essenzialmente tutte le tecnologie o quasi tutte le tecnologie che hanno cambiato il mondo, soprattutto oggi l'intelligenza artificiale, la robotica, che avranno un impatto sempre più grande nel lavoro e nella capacità di fare cose che prima non si potevano fare. Quindi bisogna fare i conti con queste cose e
far sì che le persone, per esempio, che hanno un lavoro che sarà dispossessato dalle macchine, che siano trained, che gli si insegnino altri lavori prima che sia troppo tardi. Quindi secondo me questo è molto molto importante. Quali sono le difficoltà nel momento in cui si presenta un'innovazione in campo tecnologico? Quali difficoltà si riscontrano? Beh, tipicamente sono difficoltà tecnologiche all'inizio, finché non si sa bene come utilizzare questa tecnologia, e poi però sono gli impatti di questa tecnologia nella vita di tutti i giorni. Basta pensare ai telefonini. All'inizio la gente ha fatto un po' fatica a accettarli, quelli intelligenti, e poi oggi ogni ragazzo e ogni persona al mondo essenzialmente ha un telefonino, e questo sta cambiando veramente le abitudini. E io sono per certi versi preoccupato, perché i ragazzini sono quasi attaccati a questo strumento come se fosse, non so, un alter ego, no? Quindi bisogna stare un po' attenti, perché uno ne può abusare. Quale messaggio vogliamo allora lanciare oggi alle micro e piccole imprese di Confartigianato? Beh, il messaggio è di rendersi conto che queste tecnologie sono molto importanti e cambieranno il modo in cui si lavorerà, e quindi prepararsi e capire che l'uomo però ha una coscienza che la macchina non avrà mai, non nel futuro, non l'avrà mai. I miei studi sulla coscienza stanno provando esattamente questo, e questo è importantissimo, perché altrimenti non c'è soluzione, perché le macchine alla fine saranno meglio di noi se accettiamo questo fatto. Invece non dobbiamo accettarlo, dobbiamo imparare a essere complementari alle macchine perché lo siamo, non perché vogliamo esserlo, e quindi anche richiedere che ci sia una certa onestà di uso di queste macchine, perché sennò è facile che ci sia abuso. Parlando di lungimiranza, come dobbiamo comportarci? Diciamo che non è così difficile così estendere quello che si vede già oggi, no? Già oggi, per esempio, la Tesla ha creato una fabbrica di automobili che è interamente automatica. Quindi insomma, cominciamo ad avere la prova che queste cose sono possibili. Oggi si parla di sviluppo tecnologico inerentemente alle micro e piccole imprese. Le chiediamo qual è la situazione sul nostro territorio. La situazione sul nostro territorio è abbastanza interessante. Lo sviluppo e le microtecnologie sono assolutamente indispensabili per qualsiasi impresa. E quindi lo sviluppo tecnologico è qualcosa che va di pari passo con quella che è la nostra attività economica e lavorativa. Possiamo, non so, fare anche un piccolo bilancio e vedere come in questi anni può essere migliorata o cresciuta la situazione, magari dando qualche numero, qualche percentuale? Beh, diciamo che in questo abbiamo vissuto un po' degli anni difficili, questo è sicuramente, tutti li conosciamo, tuttora non siamo ancora dentro a un periodo particolare. Però alcuni segnali positivi ci sono stati, alcuni aumenti anche del 10% di più, le attività stanno andando bene, però quello che manca forse è una visione più d'insieme, un pochettino più a lungo termine. Queste sono cose che alle imprese non fanno tanto bene, e bisognerebbe avere un pochettino più di visione del futuro, però noi andiamo avanti e siamo fiduciosi. Confronto interessante tra il mondo della ricerca, delle imprese e del credito. Qual è l'impegno di Credit Agricole? Il nostro gruppo Credit Agricole in Italia, ma non solo in Italia, anche all'estero, è impegnato in tutto l'ambito dell'innovazione, innovazione tecnologica, ma anche innovazione di servizi, e poi soprattutto innovazione per le imprese, perché poi, come sentirete, presenterò un po' quello che facciamo sia in ambito nazionale che in ambito internazionale per cercare di accelerare le start-up e quindi nuovi imprenditori, nuove imprese. Quindi una sorta di affiancamento proprio alle imprese in qualche maniera attraverso i bandi? Sì, con il piano, il PNRR, già abbiamo studiato degli affiancamenti e degli appoggi alle imprese con tutto quello che arriverà in ambito investimenti per le imprese. C'è tanta roba, come dicono in Toscana, sul fronte dell'innovazione, e quindi ne dobbiamo approfittare, le imprese ne devono approfittare e noi siamo al fianco delle imprese.
Questo termina qua, grazie a Confartigianato e a tutti gli ospiti intervenuti, grazie a voi dell'attenzione, arrivederci.